Portofino. La pigra stagione mondana è stata scossa da una bomba. Mina sposa Tony Renis. Ma la bomba vera doveva ancora scoppiare. La cerimonia era appena cominciata quando... Dunque, beh, già che ci siamo, andiamo per ordine. Tony Renis, dopo le fatiche del Festival di Sanremo, si stava godendo le sue vacanze in Riviera. Aveva un appuntamento in Riviera, con il sole, il mare e la fidanzata che avrebbe dovuto sposare di lì a poco. Ma sul più bello delle vacanze, in pieno giorno e in pieno pranzo... Che cos'è questo? Beh, vede, siccome Tony ha... fra un paio d'anni si sposa. E mi dà la bomboniera adesso? Beh, vede, signor Bassi, lui è un ragazzo molto previdente, ha predisposto tutto, ma ha rinviato però la data del matrimonio. Il giovane cantante alla moda è il fidanzato delle sue fans. E così, con la scusa che era il fidanzato di tutte, rimase anche senza l'unica alla quale tenesse veramente. Sfortunato in amore, fortunato al gioco. E Tony si consolò giocando e cantando. Dimmi quando tu verrai, dimmi quando, e baciando mi dirai, non ci lasceremo mai. Piccolino stanotte ruberò a little kiss sul timido visino, stanotte ti darò. Fino a questo momento niente lasciava supporre il matrimonio con Mina, anche perché Mina sembrava molto interessata a un certo Renato, così carino, così educato. Renato, mi porti al cinema e guardi il film. Le cose stavano esattamente così quando... E improvvisamente... Improvvisamente un colpo di fulmine. Un colpo di fulmine e un colpo pubblicitario senza precedenti. Tony Renis sposa Mina. Vieni, vieni da me, vola, vola da me, muoio per te. Dai, vieni da me. Già mi viene la voglia, di darti i miei baci, miliardi di baci, stanotte, domani e dopodomani. E poi ricominciare. A questo punto le cose si fanno più confuse. C'è chi dice che Mina avesse già un gelosissimo fidanzato, c'è chi dice che Tony Renis avesse una relazione con... Lasciamo stare, non vorrei che quella lì sentisse. E invece quella lì ha sentito tutto e si divertirà un mondo a vedere come andrà a finire. Beh, andò a finire che si dovettero fare le capriole, anzi i salti mortali, per riuscire a sistemare la faccenda, la quale, fra l'altro, non è affatto chiarita del tutto. Comunque, per informazioni e schiarimenti, appuntamento in Riviera.